era anche la pena di morte per chi eseguiva degli oggetti senza il giudizio, la supervisione degli esperti della qualità degli oggetti. L'asta comprende anche un bellissimo vaso detto flambé, marcato col nome dell'imperatore Qianlong. Questi oggetti marcati venivano commissionati dal palazzo imperiale. Quest'asta si terrà a Milano il 23 di febbraio. Si accentra soprattutto su una bellissima collezione di vasi, sia di vasi porcellana che in sculture di bronzo. L'oggetto, diciamo, più particolare della vendita è questa scultura. Ha la particolarità della misura, per cui è una scultura Ming, una scultura del XV-XVI secolo, e questa è una figura che proviene sicuramente da un tempio. Sempre della stessa collezione abbiamo un bronzo Ming con una duratura straordinaria al mercurio, e abbiamo anche su quello delle ottime aspettative. C'è una bellissima figura in porcellana, è l'imitazione di un bronzo dorato con questo oro fantastico e con dei punti decorati, un oggetto molto molto raro. Un oggetto speciale, una figura di, diciamo, di Kuan Yin in piedi, e non si è mai vista sul mercato. Dopodiché avremo una coppia di Kashpo della fine dell'Ottocento, del periodo dell'imperatore Guangxu. È stata fatta per un'imperatrice che fu una concubina dell'imperatore. L'imperatore non riusciva ad avere dei figli, lei rimase incinta e riuscì con una mossa astutissima a far entrare a palazzo, e divenne poi imperatore, l'imperatore Tongzhi. Direi un'altra cosa importantissima sono due tessuti rarissimi. Questi tessuti vengono chiamati chessi, ma la cosa incredibile è che sono stati fatti intorno all'undicesimo secolo e sono arrivati a noi anche in uno stato di conservazione ottimo.